Raramente si incontra un artista dal lessico tanto personale da consentirne subito l'individuazione. Pietro Orsini, nato nel 1947 a Rimini, autodidatta, vive e lavora a Bagnacavallo. Ha partecipato a numerose mostre artistiche, riscuotendo riconoscimenti dal pubblico e dalla critica qualificata, anche oltreoceano, grazie ad una pittura pulita, tonale, stesa con velature lievi, che crea atmosfere suggestive. La semplificazione degli oggetti, la solidità volumetrica e prospettica, il librografismo sono le caratteristiche principali dei lavori di questo artista innamorato della sua città, tanto da fargli una sorta di cifra stilistica, la struttura portante di una pittura tanto personale da consentire subito l'individuazione dell'autore. Was that Marilyn was found in the news? And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Sintesi formale, raffinatezza di stesura cromatica, mietore scenico, scorci della sua città, Bagnacavallo, costituiscono un connubio espressivo affascinante che induce l'attenzione all'analisi di ogni parte del quadro. Orsini giunge a formulare una città ideale, in sintesi metafisica, elaborata su valori tonali in dissolvente o in addensamenti timbrici che, con leggere velature, definiscono plasticità volumetrica e profondità prospettica. L'armonico e meditato gioco di luce ed ombra attribuisce alle opere un'atmosfera lirica e silente, arrestata su una surrealtà figurale che oltrepassa confini spaziali e temporali. L'assoluta sintesi strutturale è suggellata, oltre che da rigorosi ritmi geometrici, da risultanze cromatiche estetiche gestrate prevalentemente sull'ampia gamma tonale del blu o del rosso. Quando i colori chiaroscurali svaporano in tinte più chiare, la tensione creativa dell'autore si volge sovente a sottolineare una sospesa atmosfera di neve, dilatata in paesaggi fiaveschi, sempre decise essenzialità iconiche. Gli elementi architettonici, dai profili animati da torri e campanili evocanti il Medioevo, sono, come nelle fantasie bagnacavallesi, enucleazioni di dati reali, immersi poi in paesaggi virtuali, dischiusi a cieli profondi, in cui l'immaginario del pittore infonde una dimensione di realtà. Allorché le vedute offrono brani agresti di ambienti montani, esse vivono di una tale sinteticità formale da apparire quasi delicati ed accennati annunci figurali, in orizzonti concavi espansi in soglia di infinito.